Il film inizia con un inquietante filmato di un esperimento in corso. Un maiale senza vita riposa su un tavolo operatorio, mentre un gruppo di ricercatori medici conduce un esperimento per riportarlo in vita. Somministrano un siero misterioso al maiale e poi attivano la loro macchina. Dopo un po' il maiale improvvisamente prende vita e si muove in modo irregolare, ma presto ritorna al suo stato immobile. Successivamente incontriamo lo scienziato medico Frank, responsabile del progetto, e la sua fidanzata Zoe, che hanno fatto una svolta nella loro ricerca. Il loro team è composto dall'esperto di tecnologia Nico, un cervellone sballone Clay, e l'affascinante videografa Eva, che documenta i loro esperimenti e le loro indagini. Insieme, hanno collaborato per sviluppare un siero rivoluzionario chiamato Lazarus. Questo siero è stato progettato con l'obiettivo primario di preservare la funzione neurale nei pazienti in coma e prolungare il periodo durante il quale possono essere rianimati in sicurezza. Inaspettatamente, mostra anche il potenziale per riportare in vita i morti. La squadra decide di testare il siero su un cane recentemente morto di nome Rocky. Mentre Eva cattura il processo tramite video, inizialmente sembra non esserci alcuna risposta. Tuttavia, al secondo tentativo, Rocky inizia ad abbaiare e a muoversi, contrassegnando così il loro esperimento come un successo. Più tardi quella sera, Frank e Zoe riportano Rocky a casa e notano alcuni strani cambiamenti nelle sue condizioni. Credono però che sia dovuto allo shock di essere stato resuscitato dalla morte. Durante la notte, Rocky entra nella camera da letto e sale sul letto. Stranamente, resta lì e osserva Zoe mentre dorme. Il giorno successivo, al laboratorio, la squadra esegue una scansione MRI su Rocky. Attraverso essa scoprono che il cervello del cane sta attraversando una quantità significativa di attività anomala. Scoprono anche che il siero è ancora presente nel suo flusso sanguigno, anche se dovrebbe dissiparsi entro poche ore. Quella notte, Clay sta lavorando da sola nel laboratorio, mentre Rocky è tenuto al sicuro nella sua gabbia. All'improvviso sente un forte schianto e scopre il frigorifero aperto con il suo contenuto sparso per tutta la stanza. Clay nota anche che Rocky è riuscito a scappare dalla sua gabbia. Cerca di attirarlo fuori, ma inutilmente. Mentre continua a cercare nella stanza, il cane si ritrova improvvisamente faccia a faccia con lui e ringhia in modo aggressivo. Il giorno seguente, Clay condivide l'incidente con il resto della squadra. Insiste che il cane debba essere abbattuto prima che la sua aggressività si intensifichi ulteriormente. La squadra però respinge le sue preoccupazioni, dubitando che possa reagire in modo eccessivo. Più tardi quel giorno, il direttore dell'università chiama Frank e lo rimprovera per i suoi esperimenti discutibili. Crede che stia interpretando Dio facendo rivivere animali morti. Così, termina il programma e ritira i finanziamenti. Frank è convinto che qualcuno abbia fornito al direttore i loro filmati degli esperimenti, in particolare quelli che comportano la sperimentazione del siero sugli animali. A peggiorare le cose, i loro azionisti arrivano al laboratorio e rivelano che un'importante azienda farmaceutica ha rilevato la società che finanzia il loro progetto. Ciò garantisce loro la proprietà della ricerca, delle attrezzature e del siero. Frank e il suo team sono devastati dalla notizia, ma non possono farci nulla. Nella foga del momento Zoe accusa Eva di essere l'informatrice del direttore poiché ha accesso ai loro filmati. Sottolinea anche la tempistica degli eventi, sostenendo che tutto è accaduto dopo la sua comparsa. Dopo che tutti si sono calmati, la squadra decide di prendere la questione nelle proprie mani ricreando l'esperimento e filmando il processo da soli. Quella notte, si intrufolano all'interno del laboratorio utilizzando un pass di sicurezza custodito da Eva. Preparano quindi l'attrezzatura necessaria e preparano un altro cane morto per la procedura. Tutto va come previsto per i primi minuti, ma la situazione prende una piega oscura quando Zoe attiva l'interruttore di alimentazione principale e rimane fulminata. Tutta la squadra inizia a farsi prendere dal panico quando scoprono che non ha polso. Frank poi le somministra con ansia una dose di adrenalina nel petto, ma lei rimane insensibile. In quel momento nota l'anello di fidanzamento ancora al dito, facendogli capire che è stato proprio quella la causa della folgorazione. All'improvviso, mette il corpo senza vita di Zoe sul tavolo e la sua mossa successiva diventa evidente a tutti: usare il siero per riportarla in vita. Clay, Nico ed Eva esprimono immediatamente le proprie preoccupazioni, ricordandogli le conseguenze etiche di riportare in vita un essere umano morto. Tuttavia, Frank sostiene che dovranno assumersi la responsabilità per la morte di Zoe e se non lo faranno rischieranno di essere accusati di omicidio colposo. Questo alla fine convince la squadra, che con riluttanza accetta di sostenerlo. Nella scena successiva Frank tira fuori il siero e lo inietta nel corpo di Zoe. Tutti aspettano con ansia la sua resurrezione, ma non succede nulla. Nico invece si accorge di una guardia di sicurezza che si avvicina al loro laboratorio, quindi si nascondono rapidamente. Quando la guardia finalmente se ne va, il gruppo torna al laboratorio.
Con loro shock, trovano Zoe seduta sul tavolo. Frank poi procede ad esaminarla, ma lei all'improvviso gli afferra il polso e gli chiede se fosse appena morta. Successivamente, la squadra esegue una scansione MRI su Zoe, rivelando una scoperta sorprendente. Osservano che il suo corpo è quasi completamente guarito e c'è una quantità significativa di attività nel suo cervello. Normalmente gli esseri umani utilizzano solo circa il 10% della loro capacità cerebrale, ma nel caso di Zoe sta utilizzando tutto il 100%. Diventa presto evidente che le cose non vanno del tutto bene con lei. Mentre inizia a usare il 100% delle funzioni del suo cervello, sviluppa strani poteri dentro di sé. Questi includono la telecinesi, che le consente di manipolare gli oggetti con la mente, la telepatia, che le permette di sapere esattamente cosa stanno per dire gli altri, e la capacità inquietante di attirare gli altri nei suoi ricordi traumatici. Nel frattempo la squadra diventa sempre più cauta nei confronti della trasformazione di Zoe, rendendosi conto che non è più la stessa persona. Frank consiglia alla squadra di agire come se intorno a Zoe andasse tutto bene finché non riescono a trovare una soluzione. A loro insaputa, la donna sente la loro conversazione e si arrabbia. Con il passare dei giorni, Zoe diventa sempre più consapevole dei cambiamenti insoliti dentro di sé. I suoi polpastrelli e il sito dell'iniezione si scuriscono senza motivo, mentre le luci tremolano in modo irregolare in sua presenza. Inoltre, scopre di ricevere scosse elettriche ogni volta che entra in contatto con l'acqua. Una sera, Zoe si rivolge a Frank e gli spiega tutti gli strani cambiamenti che sta vivendo. In un caso, era intrappolata in un condominio in fiamme. Tuttavia, Frank le ricorda che è solo un ricordo traumatico dell'infanzia che si manifesta come incubo da allora. Viene rivelato che Zoe è rimasta intrappolata in un edificio in fiamme, dove ha sentito grida disperate di aiuto. Vide anche delle mani bruciate che l'artigliavano da sotto una porta. Successivamente, Frank inietta a Zoe un leggero sedativo e la lascia riposare da sola. Dopo ciò, Eva visita la sua stanza per controllarla brevemente, ma mentre esce dalla stanza si ritrova improvvisamente trasportata in un edificio in fiamme. Nel corridoio, Eva vede una giovane ragazza che stringe qualcosa in mano. La ragazza poi scompare, lasciando Eva circondata da mani ardenti che si protendono verso di lei. All'improvviso una delle mani le afferra il polso, costringendola a svegliarsi con un urlo. Mentre gli altri corrono al suo fianco, vediamo che il suo polso ha un segno di bruciatura. In seguito a questo incidente, Frank inizia a riconoscere la somiglianza tra il sogno di Eva e gli incubi ricorrenti di Zoe, ma prima che possa comprendere appieno la situazione Nico scopre che un'entità misteriosa ha monitorato segretamente le loro attività e i loro download dal loro sistema per diversi mesi. Diventa evidente che chiunque ci sia dietro tutto questo sa dove si trovano e rappresenta una minaccia per la loro sicurezza. Rendendosi conto che sono in pericolo, Frank esorta la squadra a lasciare il laboratorio senza indugio. Qualche istante dopo, Nico nota che Zoe non è più seduta sul divano e scruta con ansia la stanza. Quando le luci iniziano a tremolare, lei appare dietro di lui apparentemente dal nulla. Zoe poi lo supplica di aiutarla a comprendere i bizzarri cambiamenti che sta attraversando. In un disperato tentativo di manipolarlo, si china anche per baciarlo, ma Nico la respinge fermamente. Sfortunatamente questa si rivela una decisione sbagliata, siccome il demone dentro Zoe si risveglia. I suoi occhi diventano improvvisamente neri e la stanza diventa buia. Nico cerca di calmarla, ma lei svanisce bruscamente. Poi, attraverso il feed di una telecamera di sicurezza, vediamo Nico che viene trascinato in un armadio vicino da una forza invisibile. Urla e chiede aiuto, ma nessuno può sentirlo. Qualche istante dopo Zoe ritorna e usa i suoi poteri telecinetici per distruggere l'armadio, uccidendo brutalmente il povero Nico. Nella scena successiva, i restanti membri del gruppo arrivano per controllare Zoe e la trovano casualmente seduta su un divano. La interrogano su dove si trovi Nico, ma lei finge di non saperlo. Con il passare dei secondi Clay è sempre più preoccupato e cerca di chiedere aiuto, ma prima che possa farlo la corrente si interrompe improvvisamente, lasciandoli senza mezzi di comunicazione. Frustrato e alla disperata ricerca di risposte, Clay affronta Zoe e chiede di sapere cosa ha fatto. Lei però rimane stranamente composta e usa il suo potere per soffocare Clay con la sua stessa svapo. Quando gli altri se ne accorgono si precipitano subito per intervenire, ma nonostante i loro migliori sforzi il poveretto muore. Frank poi fissa la sua fidanzata e la nota sorridere in modo inquietante. Questo finalmente gli fa capire che è lei la responsabile di tutto questo. Proprio in quel momento, le luci si spengono e Zoe svanisce nel nulla. Frank sa che lei lo inseguirà, quindi decide di ucciderla. Prepara una siringa piena di sostanze chimiche letali tipicamente utilizzate per l'eutanasia degli animali. Comunica poi il suo piano a Eva e la esorta a rimanere nascosta finché non torna a prenderla. Poco dopo, Frank trova Zoe nel corridoio e prova a rassicurarla che troverà una soluzione.
In lacrime, gli chiede se lui la ama ancora, al che il ragazzo ammette di sì. Lei però gli legge la mente e scopre che in realtà non è così. Zoe si rende conto che ora la percepisce come una persona diversa, qualcuno che non ama più e che non vuole più intorno. In un impeto di rabbia, gli spezza fatalmente il collo, uccidendolo in un istante. Si inietta quindi il siero rimanente per diventare ancora più forte. Nel frattempo, Eva prepara la siringa piena di sostanze chimiche letali. Vuole finire Zoe una volta per tutte, ma mentre le si avvicina viene inaspettatamente teletrasportata nell'edificio in fiamme. Lì incontra una giovane ragazza, che si rivela essere la versione più giovane di Zoe. Questa ragazza le offre una scatola di fiammiferi, rivelando che è stata lei ad appiccare il fuoco. In quel momento Eva capisce finalmente perché Zoe ha vissuto quegli incubi. È perché si sente ancora in colpa per aver appiccato l'incendio che ha causato la morte di molte persone. Eva poi conforta la giovane Zoe, assicurandole che non è stata colpa sua. La supplica di aprire la porta del vicino e di lasciare andare i suoi fardelli, ma vengono improvvisamente interrotti dall'adulta Zoe che ora ha assunto una forma demoniaca. Lei si avvicina a loro lentamente con gli occhi anneriti e la pelle carbonizzata, ma prima che possa raggiungerli la giovane Zoe apre la porta del vicino, provocando un'improvvisa esplosione di luce che l'inghiotte. Veniamo poi riportati alla realtà, dove vediamo che Eva ha infilato la siringa nel petto di Zoe. Quest'ultima finalmente si rende conto dell'errore e si scusa, ma Eva le somministra un'altra siringa uccidendola definitivamente. Subito dopo intervengono i paramedici e i vigili del fuoco nella struttura. Uno dei vigili del fuoco si avvicina a Eva e le offre il suo aiuto, ma in quel momento si rende conto che manca il cadavere di Zoe. In una sconvolgente svolta degli eventi, viene rivelato che il vigile del fuoco altri non è che Zoe sotto mentite spoglie. Eva cerca di scappare, ma la donna sadica le spezza il collo uccidendola sul colpo. In seguito, Zoe adagia il cadavere di Frank su un tavolo e gli fa un'iniezione con il siero. All'improvviso l'uomo prende vita, ponendo fine al film. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.